Un'ultima domanda, contro chi stiamo giocando? Quello di Bulgaria, penso. Pensi, sei... Dai, riprendi la partita, non siamo un giocatore. No, zitto, vai, che tu puoi assegnare? Lei è testa tua palla. Come è stata questa partita? Ma è stata una bella partita, i ragazzi si sono impegnati, hanno un po' sofferto, devo dire la verità, però alla fine ce l'hanno fatta, dai. Quando è arrivato il gol? Quando... È arrivato a 10 minuti dalla fine, è stata una partita sofferta, ripeto, però forza Lupi, ce la faremo. Okay. Ma tu le scarpette dove le hai? Ma io l'ho appesa al chiodo oramai, i miei 100 kg non ce la fanno più a correre su quel campo. A Simone che ha salvato la partita. Era Simone, vero Simone che Luigi prima. Io non è che voglio fare una critica a Tele Lufrano, però quando si festeggia non si può disturbare. Al di fuori, dopo veniva ci lasceremo le interviste di Rito. Lasceremo le interviste di Rito. Anzi, io proporrei anche di abbiamo il nuovo mister della Rofranese, Luigi. Siamo ritornati alla vittoria. Luigi, come la commendi questa partita? Grande merito dei ragazzi, solo dei ragazzi. Finalmente un po' che l'hanno detto, abbiamo trovato un po' di tempo. Le partite si vincono nelle scuole, nello spogliatoio e non sono okay. Come mai Pasquale non è più il mister? È un buon malato. Hai mal di pancia come i Brave. È un po' acciaccato. Hai mal di pancia come i Brave. Ho lasciato il posto a un uomo esperto. Riprenderà presto, non vi preoccupate. Sono felice di rimanere nello staff, però. Giuseppe, come commenti il gol? Non l'ho visto. Non ho visto la confusione in aria. L'unico difetto è tracciato troppo presto. La squadra è sofferta. Perciò, però ha portato alla vittoria. Dopo quante partite? Tre partite. Vabbè, un cavolo così. Gente per l'inizio. Forse meritavamo più domenica scorsa che oggi. È vero che lui però l'importante è vinto. Ma quante punte siete tra l'altro? Tutte e due, meritavamo tutte e due. Abbiamo vinto pure perché mancava una pedina importante come da mezzo del mondo. È stata una pedina a nostro favore. Nicola. A nostro favore. Se, musica. Meno male che non erano con Gen intervista. Perché mi stanno sfragando. Va. Salutiamo il nostro Orlando Giuseppe. Salutiamolo affettuosamente.
Dove? Mandare un saluto a te, perfettosamente. No, 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 un saluto, un bacio, un bacio. Io vorrei salutare il nostro Ziliani. Ti aspettiamo. A Nicola, Nicola. Quando torna Nicola? Speriamo presto. Tra due settimane è qui con noi. Insieme a Demetrio in campo. Insieme a Demetrio. Intervistiamo presto. Teodoro, tieni la macchina stregata. Calcio d'angolo per quella squadra lì. Mamma mia, bellissimo. Tutti animali familiari a... Guardate che tiro! Peccato, è intercettato! Tiro di sforbiciata! Fuori, peccato. Guarda lì, dai! Mamma mia, questo grande tiro! Ogni tanto sì, mi capita, però di solito sono sempre tragedie quelle che sono. Mamma mia, grande! Guarda che parato quell'infame! Madonna mia! Porco il demonio! Ma che fa quel portiere? Sì. Ma no dai cazzo! Vai Dodo Geo! Gol! E poi! Mannaggia 10, manco a scivugliare in questo modo. Non va a leggere il regolamento, il pallapone. Un
commento per la partita. La partita più bella, il motivo specialmente. Bella partita. Un secondo, non parlare meno, ma c'è stato un gol qui. È stato ancora più bello, forse, per la verità. Il capitano. Capitano. Il capitano. Non c'è Pepe. Capitano. Ex capitano. Ex capitano. Perché? Ex capitano. Il nuovo declassato. Chi è il nuovo capitano? È Peppino. Ma è infortunato, è infortunato. Peppino e Popo insieme. Capitani di riserva. Ormai ha perso la fascia. E poi comunque lo vogliono far fuori. La dirigenza. Migliore in campo, Peppino. Scoop della gazzetta. Il giovanotto antico. Il giovanotto antico. Antico. Eccolo qua il migliore in campo, Teodoro. Un applauso. È arrivato anche Carlo, dai, vai, un'intervista per Carlo. Vai, un commento per Carlo. Un commento per la partita. Ma nessun commento. È una bella partita. Babbo, babbo, chiudiamo? Chiudiamo. Da, per il refrain è tutto. Domenico di Caterina, secondo a voi.